Lei prima diceva che l'Abruzzo è una regione molto attenta all'ambiente e l'ambiente è strettamente legato anche al piano energetico. Ce n'è uno in Abruzzo che forse tutti dovrebbero, comunque dovrebbero seguire in parte, ci spiega cosa vuol dire? Ma io credo di sì, noi nel mese di dicembre abbiamo elaborato questo piano energetico, che è diventato quindi il piano energetico della Regione Abruzzo, che si pone degli obiettivi, non diciamo ambiziosi, diciamo a nostra portata, magari gettiamo anche il cuore oltre l'ostacolo in certi casi, però sono obiettivi ambiziosi. Noi vorremmo che entro il termine previsto dall'accordo che abbiamo avuto anche con Bruxelles, con il patto di Lisbona, entro il 2015, insomma, ci fosse una consumo interno di energia elettrica che derivi per il 51% da fonti rinnovabili. Per questo abbiamo anche poi cercato di spingere moltissimo i processi di semplificazione burocratica per quanto riguarda le autorizzazioni di quelle attività di produzione, diciamo, di energia da fonti rinnovabili. Lo stesso stiamo cercando di fare per quanto riguarda poi i finanziamenti, il sostegno di queste iniziative. Abbiamo investito gran parte dei nostri fondi FESR e dei fondi FAS su queste attività che dovrebbero portare l'Abruzzo ad essere, speriamo, forse una delle prime regioni italiane. D'altra parte devo dire che sulla raccolta differenziata stiamo avendo degli incrementi molto forti da un anno all'altro. Educazione ambientale, l'Abruzzo ne fa tanta, ripeto, i suoi parchi che sono assolutamente preservati. Non è una regione che vive situazioni patologiche da questo punto di vista, adesso si porta dietro e sconta alcune situazioni che derivano da scelte magari sbagliate di tanti anni fa o di atteggiamenti meno che, come posso dire, meno che corretti da parte anche di multinazionali che si sono localizzate, ma c'erano altre normative forse, però insomma, che hanno inquinato dei territori. Cioè, abbiamo un territorio però in Abruzzo che è uno dei più inquinati d'Europa, che, sui quali stiamo cercando in tutte le maniere fondi per quanto riguarda la bonifica, l'insediamento di industrie chimiche che nel tempo hanno creato problemi direi anche seri. Però insomma, voglio dire, la sensibilità in Abruzzo c'è sui temi ambientali. Presidente, mi scusi se la interrompo, ma a proposito di chimica, a proposito di polemica, io vorrei sapere da lei la questione della petrolizzazione. Io so che questo ha creato e continua a creare diverse polemiche. Ci spiega la situazione? Ah, io dico semplicemente questo, che noi dobbiamo cercare di raggiungere un obiettivo, però sapendo che la legislazione non è di competenza della Regione Abruzzo. Cioè, per quanto riguarda l'insediamento di piattaforme sul mare, sulla costa, purtroppo non è attribuita alla Regione Abruzzo questa facoltà, ma è di norma nazionale. Per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, è assolutamente preservato. Io rispondo con i fatti anche a certi scenari che vengono evocati di chissà quale grave situazione, che l'Abruzzo diventerebbe una sorta di Texas. Non è così. L'Abruzzo, da quando sono io, quindi 18 mesi che sono Presidente della Regione Abruzzo, non ha concesso un'autorizzazione nemmeno alla prospezione, oltre che ovviamente alla coltivazione e all'estrazione di idrocarburi liquidi, quindi il petrolio. Per cui ritengo che su questa cosa noi stiamo facendo il massimo e comunque noi rispondiamo con i fatti. Certo, si evocano un po' anche degli scenari che poi non sono realistici per terrorizzare le popolazioni, tipo il fatto di far credere che le concessioni che vengono date magari dello Stato per l'attività di prospezione, quindi per verificare se c'è la possibilità di uno sfruttamento economico di un pozzo, possa poi invece far pensare che siano tutti i pozzi che entreranno in esecuzione. Invece la cosa che accade molto spesso è che la gran parte di prospezioni non porta a nessun tipo di risultato. Però da quando ci sono io non abbiamo autorizzato nulla di queste cose, e c'è il problema della costa, che però adesso si sta risolvendo, anche che c'è stato un intervento del ministro Prestigiacomo qualche giorno fa che ha regolamentato in maniera difforme diciamo così, gli insediamenti di estrazione di idrocarburi dentro le 12 miglia marine. Quindi diciamo che stiamo andando nel senso buono, e questa è una cosa che abbiamo apprezzato tutti, perché insomma con lo Stato avevamo un conflitto anche di competenze. Ecco Presidente, a proposito di conflitti, a proposito di polemiche, prima di chiudere io vorrei sapere da lei, sono giorni difficili per le regioni, la manovra finanziaria del governo ha sollevato diverse polemiche, sembra che ci siano delle aperture, ma le polemiche continuano. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che tutti dobbiamo fare la nostra parte. La Regione Abruzzo, l'ho detto, ha anticipato queste manovre
riducendo il suo indebitamento in maniera sostanziale, e anche Merrill Lynch, Moody's ha riconosciuto questo, dicendo addirittura, il suo capanalista ha detto che è rimasto stupito di quel processo di risanamento che è iniziato dall'Abruzzo, perché l'Abruzzo è iniziato. È anche vero che tutti dobbiamo fare i sacrifici, però attenzione. Attenzione, se li dobbiamo fare proprio tutti, beh, che tutte le amministrazioni dello Stato le facciano nella stessa identica misura. Le regioni ci sono casi, come posso dire, di spese che possono essere compresse da parte di alcune regioni, ma questo forse veniva qualche anno fa. Oggi fondi non ce ne sono più, si fa veramente l'indispensabile e forse nemmeno l'indispensabile. Quindi io ritengo che lo sforzo lo dobbiamo fare tutti, perché è giusto che si faccia. Il nostro paese non può non essere competitivo, il nostro paese non può pensare che si facciano i debiti e che nessuno li paghi, adesso ci tocca pagarli anche con gli interessi, mi sembra tutto ragionevole, però che lo facciano tutti, e intendo tutti, anche le amministrazioni dello Stato, nella stessa misura in cui lo fanno le regioni. Bene, siamo arrivati al termine della trasmissione, ringraziamo il Presidente dell'Abruzzo Gianni Chiodi per essere stato con noi. Grazie e buona giornata.